Sì, vedete, sono un finto con i capelli. E buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Ho veramente tantissima difficoltà a mostrarmi in questo modo. Non perché io mi senta insicuro, ma perché non mi accetto. Ecco, il bello del mio canale e anche credo della mia persona è che mi sono mostrato sempre trasparente a voi, cercando di non mentirvi su quella che è la mia situazione. E se è vero che in molti video non si vede perché c'è il barbatrucco, mettiamola così, è altresì vero che il mio problema sta andando avanti e di conseguenza è inevitabile parlarne con voi, un po' per sfogarmi, un po' per confrontarmi. Prima di iniziare questo video, vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale, mi raccomando, attivando anche la campanella, è molto molto importante, e a lasciare un bel like, perché vi ricordo che il 30% di voi non è ancora iscritto al canale e quindi mi darebbe veramente una grossa mano. Inoltre seguitemi su tutti i canali social, Instagram, TikTok, mi chiamo Peppo893, e anche su quello di Viola, sempre Peppo893, sto facendo le live con più costanza. Inoltre, se volete queste magliette fighissime a tema ginecologia, ma ci sono anche tantissime altre magliette a tema cardiologia, chirurgia plastica, vi discorrendo, le trovate qua sotto. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, via con il video! Diciamo che circa questa patologia ho cercato in tutti i modi di raccontarvi il mio percorso, dalla prima volta che ho iniziato a perdere i capelli a tutte le serie di terapie che mi sono autoprescritto, a tutti gli integratori che ho cercato di prendere per aiutarmi, fino anche alle terapie fatte da delle colleghe tricologhe, dermatologhe esperte in tricologia, che quindi hanno più esperienza di me, che mi occupo di tutt'altro nel mio lavoro, ovviamente. Quindi sono cercato comunque di essere trasparente al 100% con voi e di dirvi quello che sono state le mie emozioni all'inizio. Vi ricordate il periodo a ridosso della laurea, quindi forse era il 2018 più o meno, in cui andavo in giro sempre col cerchietto perché era l'unico modo per non vedere la caduta dei capelli, e quindi andavo in giro col cerchietto. Poi ho iniziato la terapia col minoxidil base, che come sapete è uno dei farmaci che si dà di più in assoluto, che è stato inventato per altri scopi, ma che si è visto che come effetto collaterale faceva crescere i peli. In realtà gli unici peli che mi sono cresciuti erano quelli intorno agli occhi e non sulla testa. Però comunque è una terapia base che bisogna fare e che è necessario fare. Ho cercato nel tempo di mostrarvi gli integratori che la mia collega mi aveva prescritto e che mi aveva consigliato per la mia persona, dicendovi: questi li prendo io, me l'ha consigliata una mia collega, parlate con il vostro medico quali sono più opportuni per voi, che effettivamente un supporto me l'hanno dato. Sono anche passata a quell'integratore simil finasteride, ovvero quegli integratori che hanno il compito di andare a bloccare la 5-alfa-reduttasi, quindi la conversione del testosterone in DHT, e come sapete è uno dei fattori che contribuiscono allo sviluppo dell'alopecia androgenetica, e come ben sapete ha una familiarità estremamente importante, perché come sapete mio padre non ha i capelli. Se mi seguite su Instagram e TikTok l'avete visto sicuramente che lui non ne ha. Quindi inevitabilmente la strada che io ho già visto, che avevo iniziato a intravedere 20 anni, ma era molto molto blanda, ma diciamo veramente intorno ai 26-27 ha proprio accelerato, quella di raggiungere mio padre, cosa che geneticamente mio fratello non è predisposto. È vero che è un po' più piccolo, ma alla mia stessa età non sta avendo caduta dei capelli, quindi sostanzialmente verosimilmente ha preso i geni dalla parte di mia madre e di conseguenza non ha questa predisposizione. Come tutte le cose, purtroppo in medicina abbiamo tantissime cure, ma tante altre cose non riusciamo a curarle. Basti pensare nel mondo dei tumori, che sì, alcuni vengono curati egregiamente, ma altri purtroppo non hanno sempre un esito positivo per il paziente o per la paziente. E anche nel mondo della psicologia, nel mondo della caduta dei capelli, dell'alopecia soprattutto androgenetica, le cure che si possono avere sono blande, limitate, e alcune sono semplicemente andare a mettere una pezza o posticipare un determinato tipo di problema che inevitabilmente si presenterà. In questo contesto capite bene che sì, tu puoi prendere tutti gli integratori di questo mondo, puoi
prendere il minoxidil, puoi prendere la finasteride, puoi prendere quello che vuoi, ma non c'è nessuno studio, nessun articolo scientifico che ti dice tu prendi questo e non avrai alcun problema, perché tutti comunque esitano in una perdita. Ovviamente è ovvio che situazione viene bloccata in modo precoce, la perdita sarà molto molto più lenta e quindi si presenterà in una forma tra virgolette più grave solo in età più avanzata rispetto a quella che potrebbe essere se non facessi nessuna terapia. Nel mio caso io penso di aver messo un tra virgolette un freno a questa patologia, ma non è un freno a mano tirato, ma è semplicemente appoggiare leggermente il freno su una macchina che va comunque a 130 km/h. Quindi capite bene che sì, c'è stato un rallentamento, ma che vedo costantemente dei peggioramenti. In parte può essere che io mi faccio suggestionare, in parte realmente è così, perché lo si vede palesemente qua, lo si vede palesemente qua, e se mi metto così vicino pure voi potete capire. Fate conto che adesso l'ho lavato ieri sera e non ho messo il mio barbatrucco, che poi vi farò vedere. Questo preambolo lunghissimo e molto profondo dal mio cuore sostanzialmente è per dirvi che tra virgolette le ho provate tutte e la strada è quella. È vero che purtroppo, o per fortuna, adesso vi farò vedere il mio barbatrucco, riesco ancora ad accettarmi agli occhi degli altri. Mi spiego meglio. Ogni volta che esco dalla doccia è un pianto continuo, perché metaforicamente parlando non mi accetto e non mi piace vedermi in quel modo. Più che non mi accetto e non mi piace vedermi in quel modo, io sono una persona che nella vita qualsiasi cosa voglia fare si è sempre impegnato per raggiungerla. Voglio definire il mio corpo, faccio la dieta. Voglio avere più massa muscolare, mi alleno più forte e faccio la dieta. Voglio entrare a medicina, studio per entrare a medicina. Ecco, dove io posso fare qualcosa la faccio. In questo caso ci sono dei fattori che dipendono da me, quindi magari gli integratori, le terapie giuste, sicuramente sì, ma anche dei fattori che non dipendono da me, quindi io non posso spostare un muro più avanti di dove è collocato quel muro. E quindi sono giunto alla conclusione di questo video. Ebbene sì, ho deciso di fare il trapianto dei capelli. E anche qui si apriranno 50.000 parentesi, perché di fatto, come vi accennavo prima, il trapianto di capelli non è altro che una toppa ad un problema. Nel senso che io prendo dei capelli, li rimetto qua, ma i principi alla base di questa perdita sono sempre risparmiati, sono sempre presenti. Cioè non è che questi capelli qua sono magici rispetto a questi qua, ma il problema dell'alopecia androgenetica, come ben sapete, ha una conformazione caratteristica proprio la parte superiore dello scalpo, è dovuta a fattori vascolari, al DHT, allo stress, a 50.000 fattori. Quindi capite bene che la strada semplicemente ricominciare da capo, ricominciare da prima. Ma ho visto tantissimi amici che hanno fatto il trapianto e che quindi hanno ricominciato comunque a perdere i capelli, e se li vedi adesso a X anni dal trapianto la situazione dici: ma l'hai fatto o non l'hai fatto il trapianto? Questo perché se non fai comunque nulla la situazione continua ad andare, e quindi devi sottoporti eventualmente a un secondo trapianto. Non so quanti limiti di trapianti, anche perché i capelli della zona donatrice quelli sono, non è che ne puoi prelevare mezzo miliardo di milioni. Capite bene che passo che devo fare o che voglio fare, perché è vero che mi faccio vedere il barbatrucco, perché ve l'ho detto 13.000 volte ma non ve l'ho mai fatto vedere. Questo è il mio barbatrucco. Grazie a questo, tutti i video che voi vedete su YouTube, tutte le storie che faccio su Instagram, i TikTok e via discorrendo, voi non ve ne rendete conto. Perché? Che cos'è questa? È una polvere di cheratina. Questa polvere di cheratina, vi lascio il link di Amazon, io la compro su Amazon, essenzialmente si va a mettere in questi buchi che mi ritrovo. Vi faccio vedere proprio live. Adesso questa era nuova perché l'ho appena ordinata, perché l'avevo finita. Guardate. Ma lo sto mettendo un po' a cavolo, però per farvi capire il concetto. Che dite? La situazione già l'ho messa proprio a cavolo, ragazzi. La situazione è oggettivamente migliorata. Ed ecco che voi e anche le persone che mi circondano non si rendono conto effettivamente del problema. Ma il problema di base c'è, il problema di base va avanti. Infatti, se non mi sono buttato oggi a fare il trapianto, è proprio perché questa mi ha permesso di
esteticamente, non di bloccare il problema, ma esteticamente di accettarmi. Che di fatto è un po' quello che fa il trapianto, perché di fatto il trapianto esteticamente ti permette di accettarti, ma la malattia rimane e continua ad andare avanti. E devi comunque fare tutte le terapie per cercare di limitarlo e posticiparlo quanto più possibile. Credo che, come tutte le cose che ho fatto sul mio canale YouTube, cercherò di raccontarvi, di portarvi con me. Onestamente però ancora non ho deciso dove andarlo a fare. Un po' sono titubante sulla famosa Turchia, perché sì, i risultati sono discretamente buoni, hanno una casistica estremamente elevata, però c'è molto commercio, diciamo, da questo punto di vista. Vedete i prezzi che hanno, sapete, sono estremamente convenienti. Mi ero cercato di informare un po' in Italia, ma la clinica mi hanno consigliato, ho avuto dei pareri un po' così discordanti, e onestamente non so bene a chi affidarmi. Ho provato a contattare due a Bari, consigliati da una mia collega, e non ho ricevuto praticamente risposta. Uno mi ha detto ti farò sapere, l'altro non si è palesato. Insomma, anche nei confronti di un collega non è proprio il massimo, ma vabbè, lasciamo stare, questo non è che sanno che sono un collega. Però di fatto non ho ancora identificato una cosa. E questo da una parte è un vantaggio, perché questa mi permette ancora di accettarmi, non smadonnare ogni santo giorno, scusate ma è la verità, ma allo stesso tempo mi permette quindi di avere più tempo per identificare il posto migliore. Ovviamente voi nei commenti fatemi sapere se conoscete qualche clinica. Io preferirei in Italia, indipendentemente dal costo, diciamo, fare questa cosa qua, sapendo che comunque bisogna fare delle terapie dopo, che non è una soluzione al problema, è semplicemente una pezza, come un po' una pezza questa, un po' più cara, anzi molto più cara, però questo alla fine costa 15-20 euro ogni 2-3 mesi, quindi alla fine. Vabbè, detto ciò ragazzi, per finire questo video, per dirvi che cosa, che niente, pure io farò il trapianto di capelli, quando non lo so, perché ve l'ho detto, ho cercato in tutti i modi di mostrarvi questa terapia, questa cura, questa situazione, ma io vi ringrazio per aver visto questo video sfogo. Non è tanto un video sfogo, ma era un pur parler. Spero che vi sia piaciuto fino alla fine. Mi raccomando, iscrivetevi al canale attivando la campanella. Lasciate subito un bel like e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!